Allora, rieccoci qua. Io so che nel video di prima dicevo che avevo problemi di luce, no? E li ho tuttora, anzi, particolarmente evidenti, guardate come brilla il disco. Il problema è che io tra un po' parto per le vacanze di Pasqua, no? Quindi una decina, no, beh, 10 giorni, no, una settimana. E visto che oggi sono preso bene, ero stato taggato, i tag mi piacciono un sacco e tutto quanto, ho detto, senti, facciamone un altro e... Vabbè, chi se ne frega, brilla, mi darà un fastidio atroce sta cosa. Io potrei spostare. Allora, se voi state lì un attimino, facciamo una prova. State lì, eh? Se io mi giro di qua, tipo, arrivo dall'oscurità. Qua sono crollati i libri, vediamo, aspetta, eh. Che altro perché se distruggo l'ordine. Ah, un secondo, eh. Vediamo un po'. Vediamo com'è così. Dai, sì, così è già anche meglio. Ma sì, dai, ci può stare, sono storto, ma ci sta. Dai, sì. Più o meno, c'è l'armadio aperto, Valentina, lo so. Allora, questo che cos'è? Questo è il tag di Sabrina, il courtship book tag, per il quale sono stato appunto taggato da Sabrina delle Cronache dei Nephilim. Ed è un tag, secondo me, molto molto divertente. Io mi sono seduto sulle cuffiette, aspettate che... Ok, è un tag molto carino perché fondamentalmente associa libri alle storie d'amore fondamentalmente, no? Quindi alle varie fasi delle storie d'amore vengono fondamentalmente associate dei libri e quindi iniziamo che è più semplice perché dopo questo inizio, vabbè, siete storti. Il problema è che pende perché siete appoggiati... Anch'io, vabbè, chi se ne frega. Allora, attrazione iniziale: un libro che hai comprato per la sua copertina. Questo è un libro che non so perché, ma l'ho abbandonato. Mi aveva, tra l'altro, è un libro anche abbastanza breve. Allora, l'autrice ha una faccia simpaticissima. Si chiama Maud Letellier. E boh, ha una faccia simpatica. E la copertina, secondo me, è meravigliosa. Io ho una fascinazione assurda per la luna. E la copertina la trovo molto molto bella. L'ho abbandonato, l'ho comprato parecchi anni fa, quindi boh, edito Frassinelli. Non lo so, io gli darei forse una seconda possibilità, perché mentre cercavo titoli per questo tag e quando sono incappato in questo, ho detto sì, forse non era il momento giusto per leggere quel libro e quindi gli vorrei dare una seconda chance. Il mio francese finisce qua. Poi, prima impressione, un romanzo che hai, io leggo sotto perché ho qua, le domande, tiè. Cos'è che specchiava? Ah, specchia sotto lì, che figata. Io sempre lo schermo rotto, eh? Guarda che roba. Dunque, prima impressione, un romanzo che hai preso per la sua trama. Tra l'altro ieri parlavamo con la mia ragazza della... Vabbè, questa ve la racconto un'altra volta. Prima impressione, un romanzo che hai preso per la sua trama, questo, For Once in My Life, di Marianne Cavenagh, credo si pronunci, edito dalla Emily Box. Ed è un libro molto bello perché parla di come le cose debbano capitare, cioè se una cosa deve capitare, capiterà indipendentemente dal momento giusto o sbagliato, no? E se una cosa è destino che accada, quella cosa accade. E questo è un libro che a me è piaciuto tantissimo, è molto 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 bello. Dicono che nella traduzione italiana perda qualcosa, come un po' in tutte le traduzioni, perché alla fine se un libro nasce in una lingua è perché è figlio di quella cultura, e quindi nel tradurlo è inevitabile, no, che qualcosa vada perso. Io l'ho letto in inglese e mi era piaciuto un sacco, anche i giochi di parole, le battute. È un libro che consiglio molto. Fondamentalmente parla di queste due persone che si sfiorano per tutta la vita e non riescono a rintracciarsi fino in fondo, fino a quando lo fanno e da lì inizierà tutta un'altra storia. Quindi For Once in My Life. Poi, parole dolci. Quindi avete capito il meccanismo, no? Cioè il primo era attrazione iniziale, poi c'è prima impressione, ok? Il terzo, parole dolci. Un libro con una bella prosa, questo. Vita di Tara, di Graham Joyce, edito Gargoyle. Mi sta chiamando... Ah, vabbè, rispondo... Scusate, un secondo. Oiste. Ascolta, ci sentiamo tipo dopo?
Va bene. Ciao, stai io pure. Vita di Tara, dicevo, della Gargoyle Edizioni, ed è un'edizione che a me piace, è una casa editrice che mi piace particolarmente perché ha queste copertine con le alette molto simili alla Thea, è un'edizione brossurata. Allora, questo è un fantasy, la trama è bellissima, e parla di questa ragazzina, no? Appunto questa Tara, che scompare per 20 anni, credo sia, o una roba del genere, per poi ritornare, sì esatto, 20 anni fa. Per poi ritornare cresciuta, ma con una storia che è quella di essere stata rapita dagli elfi. E da lì si snoda un percorso in bilico tra il fantasy e lo psicologico, no? Perché ovviamente i genitori considerano che lei sia giustamente pazza, cioè giustamente uno arriva e dice guarda che mi ha rapito l'elfi, un minimo di seduta, Angela la Neuro avrebbe chiamato, no? Ha una trama, a me non ha convinto fino in fondo, nel senso è un romanzo elegantissimo, è scritto benissimo secondo me, ma se ti aspetti il classico fantasy non lo trovi qua, non è il classico fantasy alla Narnia piuttosto che alla Harry Potter, piuttosto che alla Guerra degli Elfi o a tutti i fantasy che possiate elencare, no? È un fantasy particolare, è una via di mezzo tra un fantasy e un romanzo psicologico. Chi vuole una chiave alternativa al genere fantasy, questo glielo consiglio. A chi vuole, glielo consiglio. Chi invece vuole un fantasy puro, gli direi di no. Io mi aspettavo di leggere un classico fantasy e quindi ero un po' così, non ho, diciamo, avuto quello che aspettavo, ecco, ho avuto altro e quell'altro comunque non era male, quindi nonostante non fosse quello che volevo, l'ho giudicato in realtà non malvagio, perché è bello, è un bellissimo libro, ha vinto un sacco di premi tra l'altro, questo è il vincitore del, tra tutti, il British Fantasy Award 2013, elogiato dal Guardian, dal New York Times, dal Washington Post, è un, diciamo, un romanzo che ha fatto proprio parlare di sé in modo molto positivo, ecco, quindi, però non è, ripeto, il classico fantasy, però effettivamente se la domanda è parole dolci, un libro, una bella prosa, la risposta è Vita di Tara, inevitabilmente. Poi, primo appuntamento, primo libro di una serie che ti ha invogliato a leggerla tutta, polveroso perché l'ho tirato fuori da un'area della mia libreria recondita, ed è Twilight di Stephanie Meyer con tutta la serie ovviamente, c'è New Moon, poi cos'è che c'era, Eclipse, o viene la prima Eclipse, no era New Moon credo, Twilight, New Moon, Eclipse e Breaking Dawn. Dunque, io questo l'ho letto perché avevo tanti. In questo periodo tutti leggevano Twilight. E io no, perché non mi diceva niente come romanzo. Non lo so, non mi invogliava la lettura, onestamente. Fin quando a un certo punto amici su amici mi dicevano leggilo, 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 ho detto va bene, lo leggo. E mi ha coinvolto un sacco, mi è piaciuto tantissimo. I film no, sono molto noiosi secondo me. Pur essendo fedeli al libro sono noiosi, ma i libri mi sono piaciuti un sacco. E letto Twilight, ho comprato tutti gli altri libri. Ho letto la tetralogia credo in 3 settimane, un mese a fila. Ed era il 2009, credo. Era il 2009. E tra l'altro, un aneddoto carino su questa saga, penso fosse Breaking Dawn. Credo fosse su Breaking Dawn. Era il libro che stavo leggendo, me lo ricordo bene perché ero in procinto di avere il mio primo appuntamento con Alessandra. E ho un ricordo tenerissimo di me che leggevo questo libro. O era Eclipse, forse era Eclipse. Leggevo questo libro in treno in attesa della risposta a un suo messaggio che non arrivava, non arrivava, no? E erano le prime. Erano veramente le prime battute di una bellissima storia che è durata 4 anni. Via. Poi, 5. Chiamata a tarda notte, un libro che ti ha tenuto sveglio per tutta la notte. Beh, indubbiamente questo. L'Ordine della Fenice di Harry Potter è il numero 5. Questo tra l'altro grazie a questo tag, grazie mille Sabrina tra l'altro, perché è un libro che è finito veramente in fondo alla mia libreria, era ancora di quando, vedete tutte le orecchiette, non scrivevo ancora la trama all'inizio del libro, ma facevo le orecchiette nel punto di,
nel punto chiave del libro, no? Nel punto di, vedete qua, no? Di snodo del libro. E questo, nonostante tutti dicano che Harry Potter 3, L'Ordine della Fenice, sia il migliore, per me il migliore è questo, appunto L'Ordine della Fenice. No, scusatemi, nonostante tutti dicano che il 3 sia il migliore, che è Azkaban, il prigioniero di Azkaban, per me il più bello è questo qua. È un tomone ed è il primo libro che ho comprato quando è uscito. Mi ricordo che l'avevo preso a Como, nella libreria Mondadori. C'era una coda assurda il periodo della Befana ed era veramente il primo libro di Harry Potter che leggevo, diciamo, in parallelo alla pubblicazione fondamentalmente. E mi era piaciuto veramente un sacco e era veramente ogni pubblicità non so, stavo vedendo un film, pubblicità 2 pagine le leggevo, finiva il film, dovevo andare, non so, erano le, appunto, l'una, le 2 di notte, chi se ne frega, dovevo comunque ancora leggere, perché mi era veramente, veramente, veramente piaciuto un sacco, era lo stile di scrittura, lo snodo della trama, quello che ti raccontano a livello di sviluppo diegetico. Come te lo racconta la maturazione di Harry, la crescita, no, di Hermione, Ron, come Silente agisce, mi è piaciuto un sacco, e quindi questo qua. Poi, la sesta domanda è sempre nella tua testa, un libro sempre nella tua testa, è di Andrew Fukuda, di Ant. Di Ant è una trilogia che vi consiglio tantissimo, di questo vi farò un video a parte perché è una trilogia che secondo me ha riscritto un genere, è una trilogia, non so come descrivervela, è una trilogia talmente bella, talmente ricca, talmente piena, talmente innovativa, perché quando tu arrivi alla fine c'è The Ant, poi c'è The Prey and The Trap, sono i tre. Diciamo le tre categorie, no? Scusatemi, le tre i titoli, no? Della trilogia. Parla di vampiri, ma in maniera innovativa, e in ogni libro ti porta a credere in qualcosa che puntualmente si verificherà sbagliato, fino a un finale sorprendente. È il finale, credo, più bello di tutti i finali che io abbia mai letto, cioè tra tutti i libri che io abbia mai letto, quello di The Ant è il finale più bello, perché è quello più sconvolgente, quello più veramente inaspettato. Ce ne sono tante, adesso, nel senso, non è solo questo, ma indubbiamente questo, ma t'aspetti tutto tranne che vada a finire così, non so come dire, è bellissimo. E ce l'ho sempre in mente perché spesso e volentieri ne parlo, ci penso, ci ripenso, alla genialità di Fukuda, di come abbia potuto immaginare, no, tutta la storia e tutto lo svolgimento. Tra l'altro è il bello perché all'interno di The Ant parti con un mondo che è grosso così, circoscritto, piccolo, chiuso, limitatissimo, e di libro in libro, la telecamera si sta, vabbè, di libro in libro questo mondo si apre, si apre, si apre, si apre, si apre, fino a che alla fine dell'ultimo, che è The Trap, si riscrive tutto quanto, si riparte da capo e non solo il mondo diventa enorme, ma si riprende in considerazione l'intero universo. È una cosa. Dovete leggerlo, dovete assolutamente leggere questo. Questo, tra l'altro, lo consiglio in particolare a Sabrina e Valentina, che amano lo Young Adult, piuttosto che in generale chi ama allora, chi ama lo Young Adult come Sabrina e Valentina, sì, ma anche a chi non lo ama, tipo Simona, ciao Simona, leggetelo, perché è uno Young Adult che però non è il classico Young Adult. Lo consiglio veramente tantissimo. Settima domanda, lato fisico, un libro che ti risulta bellissimo al tatto, questo, Hollow City, è il secondo libro della Mrs. Peregrine's Peculiar Children, questo, ed è un'edizione bellissima della Quirk, perché ha la costa, io non so se si riesce a rendere, completamente piatta, cioè vedete la differenza, no? Non la vedrete mai. Cioè, normalmente un libro fa una sorta di bombatura nella costa, no? In questo caso è completamente dritta e
ha una rilegatura pazzesca. Questo poi è quello classico, no? Con le illustrazioni bellissime. Se non avete letto, vabbè, l'avrete letto tutti, credo. Questa trilogia, tra l'altro, adesso penso sia uscito il terzo capitolo. E in Italia è appena stato editato questo, Holo City è appena uscito da pochissimo. E ci sono delle immagini meravigliose. E a livello tattile, proprio anche all'interno delle pagine, la sensazione è. Questa è una delle mie immagini preferite, non so se la vedete, eccola qua. E dietro ce ne sono altre. Questo è il cane con la pipa, è carinissima. E sì, quindi sicuramente questo, ha una bellissima consistenza, è compatto, è bello, bello tosto come libro, mi piace tantissimo. E mi piace molto anche la parte interna, perché ricorda quei vecchi libri, avete presente, no? Delle vecchie biblioteche, no? Leggermente ruvido, molto bello. Quindi questo era per l'attrazione fisica. Penultima domanda, incontrare i genitori. Un libro che hai consigliato ad amici e familiari, questo, ne parlavamo nel salotto poco tempo fa di Byung-so, Ti vengo a cercare. E qui c'è la trama, questo è il Byung-so che piace a me, no? Quello che parla di destino, quello che parla di come noi siamo qui su questo mondo per una ragione specifica e fin quando non l'abbiamo assolta non ce ne possiamo andare. E qualora l'avessimo assolta ce ne possiamo andare, no? Quindi il risvolto della domanda, della medaglia. È un libro bellissimo, profondo, intenso, protagonisti bellissimi. Poi questo è un romanzo che associa una bellissima vacanza che ho fatto qualche maggio fa. È un libro, secondo me, molto molto carino, molto intenso, molto profondo, non scontato. Ed è un romanzo che secondo me fa riflettere, come tutti i primi romanzi di Guillaume Musso. Gli ultimi ve li sconsiglio da appunto La ragazza di carta, dico appunto perché ne parlavamo da poco nel salotto. La ragazza di carta piuttosto che Perché anche l'amore qualche volta ha paura e Il volo dell'angelo, che sono dei thriller in realtà. E Musso secondo me come scrittore di thriller non vale granché, a parte La ragazza di carta che in realtà non è proprio un thriller. Lui è molto abile nel scrivere di storie di vita, ecco, più che di storie di morte, mettiamola così. E questo è un Musso che adora, è il primo di lui che ho letto e da questo libro ho letto poi tutti gli altri suoi. Ultima domanda, dai che siamo nei 20 minuti, pensare al futuro, un libro o una serie che sai rileggerai molto presto. Allora, io non rileggo perché se ho letto va bene così, nel senso l'ho letto, ok. Dovessi rileggere, ultimamente ne ho parlato in un video, consigliavo questo libro a Valentina, che è appunto La ragazza della porta accanto di Ketchum. È un libro duro, crudo, forte, un libro che ti tira cazzotti nello stomaco dall'inizio alla fine, ed è un libro che mi era piaciuto un sacco, ma veramente, veramente un sacco. È un libro che rileggerei per questo motivo, ovviamente, e poi perché è un libro che mi ricordo, ma che mi ricordo. Cioè, mi ricordo la trama, non mi ricordo esattamente il finale, cioè so come va a finire, ma non il dettaglio del finale. Però nello stesso tempo so di aver perso dei passaggi, perché ovviamente l'ho letto parecchio tempo fa, e quindi non sarebbe una cosa brutta rileggere questo libro per recuperare determinati dettagli, perché è un libro che secondo me vale molto la pena, edito Gargoyle anche questo, costava, non vi ho detto i prezzi di nessuno, questo costa 17 euro, ma è un libro vecchissimo questo, cioè vecchissimo, di un po' di tempo fa, del 2009. E l'edizione italiana, e quindi adesso insomma sono passati 7 anni, quindi lo troverete anche a meno sicuramente. Allora, io vi auguro innanzitutto buona Pasqua, ragazzi. Grazie per essere stati con me. Io vado sul lago, ci vediamo là. Se siete per Pasqua nelle parti di Como, fatemelo sapere. E niente, io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me. Ringrazio un sacco Valentina. Ciao Valentina! Valentina! No, Sabrina! Sabrina! Sabrina, ho sbagliato! Ciao Sabri, perché mi hai taggato, giustamente? Ma saluto anche le due Valentina di Bocadinti di Vale Libri. Saluto Angela, saluto Jordi, saluto tutte le persone che mi seguono, saluto Sergio che mi fa dei commenti bellissimi.
quasi sotto ogni video trovo Sergio ed è un ragazzo che commenta in modo preciso determinate cose, quindi mi piace molto il suo punto di vista sulle cose. Ringrazio Simona, ringrazio Nico, ringrazio ci sono Desiree, che commenti un sacco di video, mi fa un sacco di complimenti, insomma, parliamo di vari argomenti sotto i miei video. Ringrazio Sebastiano, è un po' che non ti vedo sul mio canale, mi raccomando, ritorna. E ringrazio, vabbè, tutti voi che mi seguite come sempre. E vi mando un grande abbraccio, vi auguro buona Pasqua e noi ci vediamo, boh, sì, prossimamente. State bene, ragazzi. Ciao a tutti.